Voglio raccontare una bella storiella tratta da una storia vera, una storia che si svolge in Serie A tra due calciatori, tra Meret e Cristiano Ronaldo. Col ginocchio Difficile. lo prende, sembra che col ginocchio ci sia il contatto, vediamo, da qui vediamo meglio. Io il contatto non lo vedo. Che comunque è un intervento che danneggia, no? La corsa di Cristiano Ronaldo. Eh già, danneggia la corsa. Questo era un Napoli-Juve diretto dall'arbitro Rocchi. Mandò negli spogliatoi a Meret perché aveva danneggiato la corsa di Cristiano Ronaldo. Colpo pericoloso, il portiere con più parate dell'intera Serie A, la rivediamo, troppo alto. È molto alto, qui ha rischiato forse. E adesso qua Cristiano Ronaldo che cosa danneggia? I rendemmuk a cranio? Voi si do schifo, lo schifo e tutto schifo messi insieme. E stiamo ancora a creare sto campionato. Allora, c'è una differenza tra Meret e Cristiano Ronaldo. Quello si chiamava Meret e doveva andare negli spogliatoi, espulso, e non l'ha nemmeno toccato, nemmeno toccato, e addirittura Cristiano Ronaldo, che gli aveva un coach un bacio, ci fa su un banà pochi rientavo con scomme sangue solo con una semplice ammonizione. Me che bippulim parla, ma andate proprio a cagare, andate proprio a cagare. Già miseria, solo perché si chiama Cristiano Ronaldo, piglia 30 milioni, si può permettere di fare tutti i cazzi che vuoi. Tutto questo. E poi, a parte che Cristiano Ronaldo piglia 30 milioni, giustamente si può permettere, ma poi un'altra cosa, perché può sta pure un taglio, visto il discorso, quindi si coincidono e combaciano tutte e due cose messe insieme che lo fanno diventare invulnerabile a chi sto Cristiano. E stiamo ancora a creare sto calcio italiano. Ma quando finisce tutta questa fase? Ma scusate un attimo, ma voi veramente ci avete pigliato per stronzo? Voi a così offendete la nostra intelligenza? O siete una banda di scemi? Ma io guardo, io non ho parole, solo schifo e basta.